Un cartellone senza precedenti, quello disegnato da Officina dell'Arte per la stagione 2018-2019 del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria e presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Alvaro. Siamo pronti con il quarto anno consecutivo al Teatro Cilea, sempre pieni di amore, di passione e di sorrisi. Cartellone, come hanno visto tutti e come si può vedere, è un cartellone importante. Ospitiamo artisti di livello, come si dice? Di livello. Cerchiamo sempre di trovare artisti, insomma, che diano spessore alla nostra stagione e che facciano, insomma, divertire il pubblico e che portino un po' di cultura importante in questa città. Gabriele Cirillo il 27 ottobre aprirà un programma che prevede tra gli altri artisti come Teresa Mannino, il duo Lopez Solenghi, Francesco Pannofino. Solidarietà e divertimento. Anche quest'anno, come l'anno scorso, noi continuiamo a senza Sottolineo senza gravare assolutamente sulle tasche non dei contribuenti ma dei nostri abbonati e poi del nostro pubblico in pratica, senza gravare assolutamente a nulla, noi ci tassiamo su ogni biglietto e su ogni abbonamento, una quota parte è dedicata appunto ai ragazzi poi a un progetto del Kiwanis che illustreremo adesso meglio durante la conferenza stampa. Cercheremo di fare il nostro meglio, ma noi siamo il meglio. Ricordiamo che quest'anno insieme a noi abbiamo una new entry meravigliosa, perché nella nostra commedia ci sarà Gennaro Calabrese, che farà parte del cast dell'Officina dell'Arte, quindi è una chicca in più al cartellone già di per sé importante. Presenti all'incontro con la stampa anche gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla, protagonisti di Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, in scena il 17 novembre. Io sono contentissimo di tornare a Reggio Calabria, ho trovato un'accoglienza incredibile, anzi ho raddoppiato, perché invece di venire da solo o magari accompagnato dal maestro Pino Insegno, quest'anno abbiamo accolto l'invito da parte di Peppe dell'Officina dell'Arte di ospitare una commedia che vede Valentina Olla, la protagonista, insieme a me, oltre che nella vita anche in scena. Così ho detto che sei mia moglie e nessuno ci può magari provare o avere. Non è che vengo solo perché sono tua moglie, questo è chiaro, cioè vengo per portare, insomma, sto scherzando ovviamente, portiamo un classico della commedia contemporanea. Ecco, parliamo proprio di questo classico che sarà in scena a novembre. È un banco di prova incredibile per qualsiasi attore, perché insomma l'hanno interpretato passati illustri e quindi insomma per noi è divertente, è una, si può dire, macchina la guerra, cioè è impossibile non ridere perché i personaggi sono talmente disegnati bene, con le loro fragilità, con le loro cadute di stile, insomma è un'Italia media, bassa. Rappresentata alla grande. Rappresentata. Poi il titolo è Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, quindi faccio un appello a tutte le donne che hanno uomini sull'orlo di una crisi di nervi, o tutti gli uomini che hanno donne sull'orlo di una crisi di nervi, a raggiungerci, a partecipare a tutta la stagione, in particolare nel nostro caso a vedere questo spettacolo che sicuramente vi farà ritrovare sul palco delle manie, dei piccoli momenti che sicuramente sono successi anche a voi.